Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Quarzo e vi sto portando il secondo gameplay di Resident Evil 7, lo sto portando in live e lo sto portando in live qua su YouTube e è un gameplay che, YouTube e Twitch, ed è un gameplay che nel quale porremo particolarmente attenzione alla lore e alla storia di Resident Evil 7 in preparazione di Resident Evil Village, ok? Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mettete la campanella alle notifiche e mettete like, che è una cosa che mi aiuta a bestia. Allora, adesso vediamo dove eravamo arrivati. Ci avevamo la scultura di legno da utilizzare, perfetto, e una testa di cane per aprire la porta. Quindi adesso usciamo direttamente da qua. E dovrebbe esserci poi Jack che ci insegue. Anche se spero di no. Devo tirar su il volume. Succede. Ecco che succede. Mannaggia. Motto andiamo. Che famo? Dobbiamo fare in modo di fare no, cazzo! Lo so che mi vedi, ho visto. Ok, cerchiamo di andare al contrario, perfetto. E questo, ragazzi, ci correrà dietro per un bel pezzo. Ovviamente ricordandoci sia Mr. X in Resident Evil 2 che Nemesis. Ok, noi andiamo di qua. Dobbiamo fare innanzitutto questo enigma dobbiamo risolvere subito al volo. Ciao Banana Paura, benvenuto. Dobbiamo risolvere questo qua. Allora, credo di averlo quasi risolto, aspetta, eh. Deve girare dall'altra parte però, così. Ciao Bonfire, benvenuto. Deve girare dall'altra parte, credo che sia che vada messo così, perfetto. Più o meno? Ti piace? Sì, ti piace. Perfetto. Ottimo. Buona merenda, Causi. No, non è conveniente, in effetti. Allora, costruita. Lui ha smesso di inseguirci, il che è veramente ottimo. E quindi noi possiamo tranquillamente addentrarci là. Ok. E adesso devo vedere dove porta questo spazio che non mi ricordo. Queste sezioni qua in cui dobbiamo entrare di profilo per passare da una zona all'altra ricordano molto Outlast, che sto giocando in diretta su Game Time. Ok, dove siamo? Ah, siamo nell'altra stanza, perfetto. Allora, siamo nell'altra stanza, abbiamo un po' d'erbetta da recuperare, che va bene. Gli psicostimolanti. Scusate ragazzi, ma devo essere molto accorto sui rumori. Questa è la chiave del corvo che non posso ancora aprire, però abbiamo ottenuto delle munizioni della pistola che sono ottime. Qualcosa qua? No. Vediamo. Di qua troviamo delle robe, nemmeno qua. Perfetto. Ciao Frali, benvenuto. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ah, e questa è un'altra stanza nella quale, no, questa è chiusa, quindi non possiamo ancora aprirla. Comunque prima Ulisse mi chiedeva cosa ho mangiato a pranzo. Adesso ve lo dico, ho mangiato in realtà lenticchie con salsiccia. Molto molto buone, ovviamente. Che schifo. Ecco, a proposito di merende, di cosa hai mangiato a pranzo, top, magnate qui. Ottimo. No, no, non dissociamoci dall'erbetta, per carità. Ciao Jack Joe, benvenuto. Allora, sembra il disegno di un bambino. Un bambino che ha disegnato Mia, cioè nostra moglie che siamo venuti a cercare qua, con delle farfalline intorno e una casa. E va bene. E qua invece abbiamo questo. 14 giugno, marito e moglie in vacanza. Il marito è stato un successo. Lui è il numero 12. Sfortunatamente la moglie non andava bene, quindi ce ne siamo sbarazzati. Dovremmo capire poi cosa significa sbarazzarcene e cosa significa che la moglie non andava bene. Studentesse, tutte marcite. Tre studentesse marcite. Lucas è un idiota. Lucas è il figlio della famiglia Baker, ovviamente. Un senza tetto, mutato in 3 giorni. Lui è il numero 13. Quindi noi qua abbiamo degli indizi abbastanza evidenti di ciò che sta succedendo qua. E questo è una foto un po' inquietante, diciamo. Ok, allora, continuando di qua, dove arriviamo? Oh,
in un posto melmoso, a quanto pare. E c'è il primo stronzo. Ciao, primo stronzo. Allora, in teoria, se io non sono così tanto scarso, con tre colpi di pistola alla testa dovremmo farlo fuori. Quindi lo aspetto qua, al varco. Uno. Due. Tre. Ho sprecato 65 munizioni per farlo, ma l'abbiamo fatto fuori. E ragazzi, abbiamo incontrato il nostro primo mostriciattolo. E quindi queste, credo che sono le persone mutate che sono state prima rapite e tenute prigioniere dalla famiglia Baker. Potrebbe trattarsi di altre vittime. Quindi queste potrebbero essere ancora altre vittime. È probabile che sia effettivamente così. Ciao Vito, benvenuto. Stasera porto Outlast, esatto. Sì. Vito probabilmente viene, ragazzi, per voi che non lo sapete magari, dalle live che faccio con Game Time. Stasera alle 21 porto Outlast su Game Time. Ok, siamo usciti di qua. Questo è un quadro, due quadri un po' inquietanti, ma niente di che. Questo è un altro quadro con un cavallo. Va bene. Ok, siamo arrivati in questa sezione qua. Qui c'è una stanza di salvataggio, se ricordo bene. Dovrei ricordare bene perché l'ho finito poco tempo fa. Vito forse era anche testimone della mia run su Game Time. Oh, attenzione. Cara Courtney, quei bastardi mi stanno cercando, ma forse questa nota può aiutarti a fuggire. Per andare via di qui devi trovare le sculture a forma di testa di cane. Ne ho già trovata una. Ne ho vista una nella stanza delle dissezioni nel seminterrato, quindi dobbiamo scendere. È la chiave per fuggire da questo posto. Ah, c'è qualcosa che non va in me. Deve essere quella roba che mi hanno fatto mangiare. Se proprio devo morire, lo farò lottando. Sto per andare a prendere quel fucile che ho visto nell'area ricreativa, così li farò pentire di quello che mi hanno fatto. Scappa da questo posto. Ti amo, Courtney. Tu per sempre, Travis. Quindi, Travis e Courtney erano altri due prigionieri, probabilmente, che stavano cercando di comunicare fra loro e riguardo, insomma, le modalità, le possibilità per uscire da questo postaccio in cui erano intrappolati. Ora, io lascerò gli psicostimolanti, lascerò due munizioni alla pistola, non ci fanno niente, lascerò questi e credo che non mi servirà nient'altro per andare nel seminterrato, che è la prima area tosta da affrontare. Ok, salviamo qua. Ciao Ryanissimo e Jack Joe, questo gioco in realtà lo puoi giocare anche se non hai giocato i capitoli precedenti, perché non è legato direttamente e profondamente. Ciao Lulu, benvenuto anche a te. E profondamente alla storia degli altri Resident Evil. Cioè, in realtà è legato, ma non in maniera fondamentale, insomma. Ci sono dei rimandi, abbiamo iniziato già l'altra volta a notarli. E ci sono anche dei riferimenti proprio precisi che si svilupperanno specialmente nell'endgame e durante il DLC Nota Hero. Però puoi giocarlo anche senza aver giocato gli altri. E oltretutto il Resident Evil Village partirà da a livello di trama dalla fine di Resident Evil 7. Quindi ecco. Allora, attenzione. Qui dovrebbero esserci delle bestie, ricordo bene. Quindi io adesso mi metto qua e cerco di dare i soliti tre colpi alla testa. Ah! Non credo di aver preso sempre la testa, è per quello che ne ho usati di più di colpi, ma va bene così. Ok. Allora, continuiamo. E affacciamoci qua dentro, dove c'è ovviamente un amichetto. Lo portiamo fuori. Un colpo. Ci distanziamo. Un altro colpo. Un altro colpo. Un altro colpo. Bisogna essere precisi, ragazzi, bisogna essere precisi. Io ho sparato un po' in testa, un po' dappertutto e non è andata esattamente alla grande. Sì, si muovono molto a zigo-zago, esatto.
ovviamente non deve essere troppo facile, no? Se no. Allora, innanzitutto qua c'era qualcosa. Polvere da sparo, perfetto. E qua non vediamo nulla, quindi non possiamo raccogliere nulla. Dobbiamo leggere qua: Lucas, quindi il figlio. Ho preso quel tizio che continuava a scappare, l'ho rinchiuso nell'inceneritore in fondo a sinistra, così non ci sfuggirà più. Tiralo fuori quando è il momento. Sai come aprire l'inceneritore, no? Ricorda, 3A è un'impronta della mano. Fai come ti pare con la ragazza. Allora, per aprire questo qua, devo fare 3A e un'impronta della mano. Quindi questa è... Sean, William, impronta della mano, Lara. 3A è un'impronta della mano. Io ricordo che devo aprire questo qua in fondo. Ma intanto cerchiamo di aprire questo, che non sarà mai. E questo è Travis, quello di cui abbiamo letto adesso il biglietto, ovviamente, no? Leggevamo il biglietto di Travis che parlava con la sua amata e... che era Tamara. Tamara, quindi questa è Tamara. Mamma mia, raga, cosa cazzo mi sono ricordato. Quindi questa è Tamara. 3A. Questo. E adesso posso aprire l'altro. Ovviamente non sarà così facile. Questo è uno tosto, perché vedete che su... adesso quando lo vedrete c'è quella specie di artiglio. Quell'artiglio significa che è una forma più forte. Quindi dovremmo kaitarlo un po' di più. Oh! Miseria, ragazzi. Fanno male, eh? Sì, con LB in realtà posso parare i colpi, cosa che fino adesso non ho fatto mai. Ciao Bugalli, benvenuto. Sì, mi ha fatto la surprise davvero, ragazzi. Bene, quindi vedete, ricordarsi... e abbiamo la chiave della stanza delle sezioni. Ricordarsi che Tyler, che è questo qua, stava con Tamara, ci ha servito a riuscire ad aprire la porta. Questo è il workshop, che è chiuso dall'altro lato. Poi noi abbiamo la possibilità di andare di qua o di qua. Io direi di esplorare prima questa parte. Allora, andiamo di qua e vediamo. Ah, fluido chimico e bestia che despawna. Mi piacerebbe tantissimo se... cazzo, in due? Vediamo se ci seguono oppure se despawnano. No, ci seguono. Bene, allora questi dobbiamo farli fuori in qualche modo. Tre colpi secchi e lui è andato. Adesso vediamo l'altro. Vediamo. L'altro forse è despawnato. Il che sarebbe veramente ottimo. Almeno sprechiamo pochi. No, non è despawnato. Te pareva. Te pareva a te che despawnasse. Che fosse despawnato. C'ho due colpi comunque, eh. Niente, questo si nasconde qua, quindi adesso dobbiamo cercare di farlo uscire fuori. Ma da dove? Ragazzi, quello era palesemente un errore. Quello era palesemente un errore. Però io sento che si riforma, quindi... allora, potrei cercare di farlo fuori con il coltello, ma sarebbe una cosa veramente lunga. Ok. Poi possiamo abbassarci, il che aiuta. Ok.
Oh. Ok. Non è stato facile, ma l'abbiamo fatto fuori con il coltello. E via così. Adesso ci abbiamo una un'erbetta che possiamo prendere, anzi che possiamo utilizzare per curarci. Questa è una zona piena di robaccia, quindi per adesso usciamo e andiamo dall'altra parte. Andiamo dall'altra parte, andiamo di qua ad aprire questa porta. Ok. Perché qui troviamo delle cose interessanti, se non ricordo male. Munizioni della pistola, la mappa dell'area di trattamento. È già area di trattamento, dovrebbe dirci qualcosa riguardo il posto in cui siamo. E qui troviamo finalmente la chiave scorpione. E non solo, anche un grimaldello, un'altra erbetta, una foto tesoro che dovremmo poi capire in che modo utilizzare. E di qua, se non sbaglio, c'è un fluido chimico, esatto, che possiamo utilizzare. Nonché un'altra porta che ci porta di sotto. Ma questa porta sarà aperta? Cartucce per fucile intanto. No, questa porta in effetti non ho slot per questo oggetto. Facciamo così e prendiamo gli psicostimolanti. Questa porta è chiusa perché va aperta con la chiave dello scorpione. Quindi torniamo indietro. Anche questa cosa di avere le chiavi dello scorpione, le chiavi della cosa, la chiave di quell'altro, ricorda molto ovviamente i vecchi Resident Evil. Ora che ho la chiave dello scorpione, io posso tornare di sopra schivando questo. Non ho la minima intenzione di affrontarlo. Posso tornare di sopra e utilizzare la chiave per accedere. Ah, sapete cosa dovevo fare che non ho fatto? Sbloccare questa porta qua. Però andiamocene prima che arrivi un altro stronzo. Ciao ragazzi. Questi mi stanno correndo dietro nel frattempo, eh. Ma questo sale? Nah. Ma dov'è? Ma se io entro qua... Se entro qua lo vediamo despawnare, secondo me. Esatto. Esatto, immaginavo. Ok, bene così. Allora, ho usato troppi proiettili, veramente. Però vabbè. Ci abbiamo tante erbette. Lasciala i psicostimolanti. Anche la chiave delle dissezioni per ora. Il grimaldello potrei... me lo porto dietro per sbloccare una roba che sta di là. La foto del tesoro pure, questo pure, e questa invece li lasciamo. E adesso andiamo a recuperare il fucile. Io intanto risalvo, però, qua. Oh, grazie mille Ulisse, grazie mille per la sub. Ragazzi, oh, intanto posso usare un grimaldello. Ragazzi, scusate se non funzionano... se non funziona alla grande il... gli alert. Non so perché non vanno. Comunque, grazie mille Ulisse per la sub, ovviamente. E benvenuto in famiglia. Allora, questa è già una porta. Perfetto. Possiamo già usare la chiave scorpione per aprire questa porta qua. E io direi che possiamo già andare di sopra a recuperare il fucile. Passiamo proprio per qua e saliamo su per le scale. Facciamo visita alla vecchina, che non c'è più. Non c'è più la vecchietta là, ragazzi. Ho la testa che mi sta scoppiando. Cazzo, c'è lui qua. Eccolo. Allora, dobbiamo farci correre dietro e dobbiamo cercare un modo di non farci beccare. E per farlo, ovviamente, dobbiamo ingannarlo, tra virgolette. Passando per qua. Ah, eccoti Ulisse. Adesso è arrivata la cosa. Usiamo la chiave. Smuoviti, smuoviti. Cazzo. Cavacca. Ragazzi, questo è fuori di testa completamente. Io adesso questo come faccio a staccarmelo da addosso? Non ce la faccio.
Devo uscire dalla stanza e rientrare poi. Sono vecchio. Rifacciamo lo stesso giro. Non riesci a battere un vecchio? Anzi, se non ricordo male, ma forse ricordo male e ci siamo appena incastrati. No, non ricordo male, attenzione. Smuovete! Porca vacca! Vabbè ragazzi, così è... Mi sa che è andata male. Scusa figliolo, tutto a posto? Mi sa che è andata male. Cioè io posso uscire ma non ha senso. Infatti. Porca vacca, ci ha fatto fuori. Vabbè, ci stava, ci stava. Ciao Gervud, benvenuto. Ecco, Jack non può essere ucciso. Questa è la faccenda. E lui dice prova ad abbatterlo e a fuggire prima che si riprenda. Però questo comporta sempre che sprechiamo colpi. E io non voglio sprecare troppe munizioni. Lasciamo l'erbetta, dicevo. Ci portiamo dietro la chiave e usiamo il grimaldello subito per recuperare i proiettili della pistola da qua. Allora, e adesso usciamo da qui. Riproviamo a recuperare il fucile da sopra, perché adesso dobbiamo sostanzialmente risolvere quell'enigma del fucile, no? Dobbiamo andare a prendere il fucile rotto che sta di sopra e portarlo di sotto e scambiarlo con questo qua dentro. Proprio memory di Resident Evil 1. Eccolo che esce. Eccolo qua, infatti. Dovrei sforzarti molto di più, ragazzo. Scende da qua? Sì, scende da qua. Adesso saliamo dall'altra parte. Cerchiamo di essere più veloci di prima, ma credo che dobbiamo trovare il modo di bloccarlo da qualche parte. Tipo, io adesso uso la chiave. Poi esco da qui. Vediamo da dove arriva. Forse questa volta ci ha perso di vista. Sì, mi sa che ci ha perso di vista. Ok. Eccomi, sto arrivando. Forse ci ha visto, eh. Vediamo, vediamo. Adesso dobbiamo cercare di tenercelo distante. È ancora lì. Sto cercando di capire se continua per la sua strada. Andiamo a prendere il fucile veloce, veloce. Entra, smuovete. Che schifo. Questo lo rileggiamo dopo. Prendiamoci tutta la roba che possiamo e usciamo da qua. Fluido chimico. Munizione pistola. Ne ho abbastanza di seguire questi pezzi di merda per il giardino. Nascondi le sculture a forma di testa di cane. L'orologio a pendolo. Il libro nell'area ricreativa. Il libro l'abbiamo preso. Ok, l'abbiamo ingannato stavolta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Adesso possiamo scendere di sotto e andare. E possiamo scambiare subito il fucile. Il che è veramente ottimo. Ok, ora prendiamo il fucile. Prendendo questo fucile la porta si chiude. E qua dobbiamo mettere il fucile rotto. Prima di mettere il fucile rotto andiamo un attimo a leggere quella... Eccola, gentile signora Baker. Questa è la lettera che abbiamo trovato di sopra e che non riuscivamo a leggere perché c'era il tizio che ci stava alle calcagna. Come si sente ultimamente? Signora Baker è Marguerite, no? La moglie di Jack, quella vecchia pazza che abbiamo visto nella scorsa puntata a pranzo. È passato ormai molto tempo dal suo ultimo controllo. Le scrivo per informarla che ho appena terminato di esaminare le sue lastre. Le ombre presenti nell'area del cranio sembrano essere colonie fungine, quasi sicuramente correlate alla muffa.
tipo la muffa che abbiamo visto in quelle stanze nel sotterraneo. Le allucinazioni e i suoni di cui mi ha parlato potrebbero dipendere da queste formazioni. C'ha la muffa nel cervello. Se la sintomatologia da lei descritta è causata da un parassita fungino, questo deve essere rimosso immediatamente. Non intendo allarmarla, ma sono preoccupato seriamente per la sua salute. La invito a recarsi in ospedale non appena avrà letto questa lettera, in quanto suo medico le consiglio ovviamente di effettuare ulteriori accertamenti. Quindi, noi sappiamo che c'è una qualche sorta di infezione, ok? Quindi, per tutti quelli che dicono che ma Resident Evil 7 non è un Resident Evil, già abbiamo avuto diverse... ok, riapriamo la porta. Abbiamo avuto diversi indizi del fatto che in realtà sia un Resident Evil. E adesso abbiamo anche visto questa cosa della... abbiamo anche visto questa cosa della... Oh, intanto questo cos'è? Montagne Arkley, tra parentesi. Le montagne Arkley è dove c'è stato... insomma, dove era ambientato Resident Evil 1. Ora, abbiamo appena letto che... Di sopra... Abbiamo letto che le tre teste di cane sono nascoste. Una di qua, una di là, una di in su. Uno dei nascondigli era... Nel pendolo dell'orologio della sala da pranzo. Cioè del salotto. Che è questo. Quindi io devo andare a recuperare nella stanza di salvataggio che in realtà sta qua. Vado a recuperare un pezzo dell'orologio che abbiamo preso ieri. Da qui. Eccoci. Il pendolo dell'orologio. Sopra c'è scritta la parola soggiorno. E lo andiamo appunto a mettere in soggiorno. Allora io salverei anche così che non dobbiamo far più tutto quel casino per correre dietro a... Anzi, per non farci beccare da Jack Baker. E andiamo a mettere questo pendolo in soggiorno così da trovare un'altra delle tre teste di cane. Quindi andiamo là e lo facciamo subito. L'hype per Resident Evil Village è abbastanza alto per quanto mi riguarda, perché... Ok, testa di cane trovata. Perché credo sarà un altro capitolo abbastanza rivoluzionario e spero vivamente che sarà anche un ottimo capitolo. Gli sviluppatori hanno affermato che hanno cercato di renderlo un pochetto più open world. E ovviamente io non credo che sarà effettivamente open world, ma sarà un semi open world probabilmente. Ora dobbiamo andare a prendere l'ultima testa di cane che avevamo letto dov'era, e quindi adesso un attimo riguardiamo. L'8 esce il 7 maggio, Jerwood. E lo porterò ovviamente qua sul canale appena... Ah, tra parentesi, il 15 a mezzanotte ci sarà un altro... Tanto la posiamo, l'altra testa di cane. Quindi abbiamo quella blu e quella bianca. Dobbiamo prendere la chiave della stanza delle dissezioni, perché adesso dobbiamo andare giù e recuperare l'ultima testa. Dicevo che ci sarà il 15 a mezzanotte un altro showcase dove probabilmente annunceranno anche la demo che uscirà, secondo me, se non il giorno stesso, il giorno dopo. E io la seguirò questa cosa in live, quindi se volete potete connettervi sia su Twitch che su YouTube il 15 a mezzanotte e seguiamo un po' questo evento. Questa è chiusa dall'altro lato, non l'ho aperta prima, erroraccio mio, quindi adesso devo fare tutto il giro e andare di là e aprirla senza, speriamo, senza incontrare troppa roba. Ok, la porta è qua sulla destra. Si è creato un amichetto? Sì, si è creato un amichetto. Ciao amichetto, io ti lascio là. Proprio non ho intenzione di sprecare altri proiettili su di te, perché devo scendere alla stanza delle dissezioni, che è... Se non sbaglio, per arrivarci si passa da qua. Quindi credo che... E questa è una stanza incredibile, ragazzi, piena di gente.
Come non va? Ragazzi, sono incastrato. Fatemi correre, fatemi andare via. Così non va cosa significa esattamente? Fucilata. Provo a scappare, ma non so se ce la faccio. Diamo la testa. Testa di cane rossa, l'ultima. Porca vacca, c'è il vecchio. C'è il vecchio, ragazzi, c'è il vecchio. Ciao Sushi Girl, benvenuto. Benvenuta. No, 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 la troverò e lo farò soffrire. Ok, lo troverò e lo farò soffrire. Sta parlando ovviamente di noi. In che senso addio quarzo? Che è successo, ragazzi? Sono sparito per un attimo? Si è interrotta. Ah, scusate, ragazzi. Non so cosa è successo. Va bene. L'importante è che ora vada. Tutto a posto. E ti sei perso poco e niente per ora. Abbiamo cercato di recuperare l'altra testa di cane. Ma il nostro amico. Il nostro amico Jack ce l'ha impedito. E ce l'ha praticamente sottratta dalle mani. Anche se non ci aveva effettivamente visto. Giurando di farcela pagare. E ha detto che lui gli sarà d'aiuto. E lui mi sa che era il come si chiama? L'agente di polizia che abbiamo incontrato prima. Allora, vediamo un po'. Un piccolo crashettino. Ecco, qui c'è la testa e io so benissimo cosa succede se la prendiamo. Quindi per adesso aspetta un attimo. E andiamo qua e vediamo cosa c'è. Ah, polvere da sparo, ma non ho posto. La cosa che potrei fare è questa, che sicuramente è una cosa utile. Se io questa la combino mi dà... Ok. Allora, quello che devo fare al momento è andare in una stanza di salvataggio e poi tornare giù. Perché se io prendo questa adesso succede il delirio. Cioè devo combattere con Jack. E combattere con Jack non è cosa da poco. Me la sento di fare un combattimento così? Con una sola? No, devo andare assolutamente nella stanza di salvataggio, ragazzi. Devo andare assolutamente alla stanza di salvataggio. In questo modo mi attrezzo e poi andiamo a cercare di battere Jack. Anzi, potremmo fare un tentativo senza andarci. Così andiamo direttamente alla parte del boss. E vediamo come va. Poi io, male che vada, secondo tentativo andiamo stanza di salvataggio. Pronti? Via. Non è abbastanza slot per questo gioco. Non ci posso credere. Io non ci credo. Facciamo così. Una munizione. Ah no, ok, no, non è una. Bene, andiamo. Wow. Ciao Lorenzo. È iniziata da un pochetto. Almeno da una mezz'oretta. Allora, ciao Jack. Non riuscirai a cavartela. Eh sì. Oh. Ma me fai partire? Vieni qua, Jack. Vai. L'ho beccato, no? Oh, ma non si ferma nemmeno? Ti è. Vediamo un po' se riusciamo a... No, non riusciamo a fare proprio niente. Oh. Curati.
curati e spara. Sai già come va a finire? No, non lo so come va a finire. Oh, ma perché un'altra volta? Ma come fa? No, no, no. Oddio. Non sei nessuno. Ma così? Ve lo giuro che non mi è mai successo. Non mi è mai successo. Vabbè. Allora, riproviamo, perché questa volta è stata veramente grossa, grossa sfiga, eh. Allora, riproviamo. Sì, ridobbiamo fare questa cosa. Prendiamo la testa di cane. E via. Ok. No, non riuscirai a cavarla. Teniamolo abbastanza a distanza, se riusciamo. Anche con queste, che ovviamente. Non farmi arrabbiare. Porca vacca, ragazzi, oh. Ma è proprio agile. Le pistole non servono a molto da queste parti. Lo so, ma che devo fare? Cioè, dovrò provare in qualche modo a fatte male. Ragazzi, lo sto spappolando, tra parentesi. Non so se avete visto la faccia. Oh, ma come c'è arrivato? Ok, corri e curati. Quell'arma non è così efficace quanto credi. No? Chi è? Ok, lui va a prendere la motosega. Noi pure ce la prendiamo adesso. Lo schiviamo mettendoci. Quando lui cerca di attaccarci, ci abbassiamo. E così. Oh, dobbiamo riuscire a sfasciarlo. Bene. No, no. Oh, m'ha preso. Ancora? Dai, ma proprio adesso si scarica sta cazzo di cosa. Ah. Dai, che ce la facciamo. Sei rimasto. Attivati. Ok. No. Oh, l'abbiamo fatto fuori. Dai, dai. Oh, che schifo. Porca vacca, ragazzi. Qui siamo proprio all'horror trash assurdo, eh. Però abbiamo battuto. Però l'abbiamo battuto, ragazzi. È così, è così. Alla fine non è andata male, dai. Pensavo peggio. Pensavo di dover sprecare più munizioni, di dover far più fatica. Qui usiamo la motosega, no? Per uscire. Vai, apri tutto. Apri tutto, smarmella e via. Ok. E ovviamente la motosega si è rotta, perché sennò sarebbe stato troppo bello andare in giro con la motosega, no? Motosega che ovviamente mi ricorda molto Evil Dead, film cult horror.
Allora, l'abbiamo fatto fuori, ci abbiamo le tre teste, dobbiamo semplicemente aprire la porta di casa e uscire, affacciarci finalmente nel giardino. Ora, qui ci sarà tutta quella gente che c'era prima, secondo voi? No, pare. Quindi possiamo tornare tranquillamente di sopra? Senza altro delirio? Passando a destra? O è troppo facile? Vedremo. Spero che... Oh, ci abbiamo fatta! Siamo salvi! Abbiamo recuperato l'altra testa e siamo salvi. Perfetto. Buon pomeriggio, Smattox, benvenuto. E mo, organizziamo un attimo l'inventario. Qui ci abbiamo a parte 19 munizioni della pistola. Ma perché? Vabbè, lasciamo qua. Ci abbiamo dell'erbetta che... Fatemi organizzare meglio. Io lascio il fucile. Non dovrei avere munizioni nel fucile qua, vero? Qua dentro, non credo. No, perfetto. Prendo la testa di cane. Anzi, prima di prendere la testa di cane, la lasciamo e facciamo questa cosa. Creiamo un'altra soluzione medica. Appoggio questa qua. Prendo le tre teste di cane. Testa di cane blu e testa di cane bianca. Così ce l'abbiamo tutte e tre. E poi io vorrei... Vorrei anche capire dove cacchio è sto tesoro. Allora, c'è un comodino bianco e un camino. Ok, credo di aver capito dove sta. Possiamo andarla a recuperare subito, ma prima salviamo per non rischiare. Che ne pensi di Outlast? Hai visto? Quest'anno dovrebbe uscire il 3. Ciao Lorenzo! Cioè, eri già su YouTube, però vabbè. Raga, guardate dove sta sta vecchietta adesso. Che coglioni. È inquietantissima, raga. Cioè, questa, per chi non sapesse e non avesse mai visto il gioco... Praticamente tu te la ritrovi in giro per la casa, ti segue con lo sguardo ma non fa mai nulla. È una roba fuori di testa. Vabbè. Comunque dicevo, Outlast mi sembra carino, però non è l'horror che fa per me, diciamo. A me piace di più l'horror in cui c'hai un po' di possibilità di reazione con il nemico. E invece in quello, su quell'Outlast... Su Atlas non c'è la possibilità di... Ah! Di fare chiss- di contrastare le azioni nemiche. Quindi mi piacciono più giochi tipo questo. Però la trama mi sta piacendo. Cartucce per il fucile, intanto. Ah, il tesoro! Gli steroidi, ottimo! Gli steroidi cosa fanno, voi direte? Praticamente aumentano la salute. Aumentano la salute massima. Quindi li usiamo subito. Sarebbe stato bello averceli... Averli avuti anche durante il combattimento, ma va bene. Allora, quindi questa foto possiamo abbandonarla a questo punto, perché l'abbiamo usata. E adesso torniamo nella stanza centrale per poter poi uscire ed arrivare al giardino. Scusate, c'è l'audio del cellulare. Perfetto. La vecchia, ragazzi, poi... lo capiremo alla fine che ruolo ha. Comunque non è lì solo per bellezza, ha un ruolo. Non vi voglio dire di più perché se non avete giocato non è giusto che vi spoileri insomma ciò che succederà, no? Allora vediamo, usiamo le tre teste e adesso possiamo finalmente uscire. Perfetto. E ragazzi, seconda zona, la zona del giardino e non solo, con questo dondolo brutto. Zona del giardino, raga, notate, bellissima comunque secondo me a livello proprio grafico anche, eh? Il Re-Engine secondo me, ragazzi, è un motore grafico incredibile, il motore grafico della Capcom, che utilizzerà poi anche per Resident Evil 8, per Village, insomma. Jack non è morto, scommetto. Vedremo, vedremo. Non vi anticipo nulla. Allora, se non ricordo male... Ah, qui c'è dell'altra erbetta. Se non ricordo male, da queste parti dovrebbe esserci
un'entrata. Un'entrata secondaria. Ciao Maramaionchi, mi sono affacciato al mondo di LOL. Ah, grazie, grazie. Mi fa piacere. Kit riparazioni. E ci servirà, eh. Sembra di no, ma ci servirà. Ve lo dico io. E ovviamente dovremo entrare là adesso. Allora, vediamo se ci sono altre... Mi sembra che ci fossero altre cose da raccogliere qua intorno, ma non ne sono proprio sicuro al 100%. Ok, qua c'è un altro... Questa non si apre. Qui, ragazzi, prima o poi dovremo risolvere un altro piccolo enigma. E adesso possiamo entrare nel nostro camper. Oh, che sarà una nostra stanza di salvataggio, una nostra stanza sicura per un bel pezzo. Per un bel po' di tempo. Ecco, e qua possiamo già iniziare a vedere a cosa servono le monete. Le monete antiche le mettiamo qua e possiamo tirar fuori... ottenere. Qui ci sono gli stabilizzatori. Questo è un altro steroide. E invece di qua... Ah, un'altra moneta antica, tra parentesi. Invece di qua abbiamo la Magnum. Quindi, tante robette interessanti. Allora, una foto della famiglia, ovviamente. Solita famiglia Baker. Con... E dietro c'è scritto, è troppo tardi per loro. Quindi, troppo tardi per la famiglia Baker. Vediamo qua cosa c'è scritto. Mi sento sempre più strana. Presto diventerò come mamma e papà. La colpa è di lei. Quindi c'è questa lei, accetta il suo dono. È colpa di lei. C'è questa lei che ha qualcosa a che fare con il fatto che la famiglia Baker è stata infettata da questa muffa che si senta strana e che si comporti in questa maniera. Presto diventerò come mamma e papà, la colpa è di lei, forse dovrei fuggire. No, non posso. Se lei lo scoprisse sarebbe la fine per me. Quella donna che hanno portato Mia, sì, che hanno portato qui, Mia, sa qualcosa. Quindi non è Mia questa lei alla quale si riferisce questo bigliettino, che è probabilmente scritta da Zoe. Se solo avessi il siero potrei curarmi, devo scoprire di più. Quindi probabilmente questo bigliettino è lasciato da Zoe, la figlia, l'altra figlia di Marguerite e Lucas, Marguerite e Jack, sorella quindi di Lucas, che sta cercando, ci dice che c'è un modo per curarsi sostanzialmente. Ah, pistola rotta, ecco. Con il kit riparazioni possiamo riparare la pistola. E questa è una pistola più potente rispetto a quella che abbiamo. E quindi la cosa sensata sarebbe trasferire i proiettili di questa su quell'altra. Ma ovviamente non lo possiamo fare al momento. Va bene, poi lo faremo. Esaminiamo anche questo reggiseno. Magari è di Zoe. Probabilmente c'hai ragione. E poi salviamo la partita. Anzi, organizziamo un attimo l'inventario e poi salviamo la partita. Queste non ci servono, questa non ci serve, questa la lasciamo. E io porterei una sola pistola. Per adesso portiamoci questa. Anzi, portiamole entrambe, facciamo così. Portiamo entrambe, così appena finiamo i proiettili qua, usiamo solo questa. E lascio anche quelli del fucile, che cerco di tenere per dopo. Non abbiamo altri fluidi. Ah no, abbiamo un fluido che lasciamo qua per adesso. Perfetto. E possiamo salvare la partita. Via. Perfetto. Allora, adesso usciamo. Ah, la telefonatina. Telefonatina della solita Zoe. Ce l'hai fatta. Sei il primo ad essere arrivato così lontano. Sei il primo ad essere arrivato così lontano. Allora cosa vuoi che faccia? Mi potrebbe far uscire da qui? Sì, Ethan, stammi a sentire. Io e la mia famiglia siamo tutti contaminati. Okay. Non posso andarmene via se prima non me ne libero. E vale anche per Mia. C'è un modo per... Anche Mia è contaminata, ovviamente, come l'abbiamo visto. Dovrebbe espellere prima questa cosa dal corpo. Espellere questa cosa dal corpo. E infatti Mia diceva proprio che la sentiva dentro. Quindi il corpo. Dov'è? Se sapessi dov'è l'avrei già preso da molto tempo. Ma credo che mia madre ne abbia nascosto un po' da qualche parte nella vecchia casa. Ok. Beh, ma se lo troviamo, salverò Mia e ce ne andremo, no? Così me ne andrò. La vecchia casa è alla palude. Non puoi sbagliare. Ok. Quindi adesso dovremo andare. Fa solo attenzione a mia madre. Tua madre. Sta attento. Ti stanno cercando. Ok. Dovremo andare alla vecchia casa, che è la casa che sta alla palude. E dobbiamo cercare quindi il vaccino. Allora,
Nel frattempo io ricordo bene che qua sotto ci sono delle cartucce per il fucile, che magari sarebbe stato meglio prendere dopo, ma va bene. Tanto adesso abbiamo ancora abbastanza spazio. No, va bene che mi porto la chiave dello scorpione, vediamo se ci servirà. Ah, secondo me c'è qualcosa anche di qua. No? Ero sicuro ci fosse. E infatti c'è una moneta antica, ragazzi. Attenzione. Monete antiche che non sono da sottovalutare. Quindi un attimo vado a lasciare sta moneta antica che ho trovato e anche i proiettili del fucile, perché se no ci occupano spazio senza senso praticamente. Ecco, così siamo un pochetto più liberi. Risalvo, così dopo siamo a posto. Quando finisci la live? Guarda, credo fra una mezz'oretta massimo. Un quarto, mezz'ora al massimo. Non continuerò tantissimo adesso. Voglio solo affacciarmi in questa casa. Ecco, questa è la vecchia casa. La casa in cui Mia, nella videocassetta che abbiamo visto l'altra volta, la casa in cui Mia scappava da Marguerite. Quindi questa dovrebbe essere la zona di Marguerite, effettivamente. E ecco perché Zoe ci diceva: sta attenta a mia madre. Stai attento a mia madre. E infatti abbiamo trovato subito degli insetti. Simpatici insetti. Perché la madre, ragazzi, ha un rapporto un po' particolare con gli insetti, diciamo. Ecco, infatti siamo subito accolti da questa bestia. Che schifo. Questa bestia gigante, oltretutto. Ce ne sono altre? No, grazie. Ah sì, c'è un'altra qua, appoggiata sul muro. Bene. Che schifo, c'è un'altra ancora. Raga, ma sono giganti ste cose. Vabbè. A terra c'è qualcosa. Sembra essere uno schema per assemblare una sorta di lanciafiamme. Ok. E dietro non c'è scritto nulla. Quindi possiamo trovare un lanciafiamme qua. Perfetto. Che servirà per passare dall'altra parte. Io adesso non posso andare di là, perché mi serve appunto il lanciafiamme per poterci andare, per poter squagliare quel nido di bestie. La vecchia casa è veramente vecchia, eh? She's upstairs, don't go up. Lei è di sopra, non salire. Eccoli. Qui ci sono quei cosi. Noi cerchiamo di allontanarci. Oh, 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 oh. Madonna. Ma mi hanno seguito fino a qua. Bastardi. Ok, vediamo qua cosa c'è. Vediamo anche di là cosa c'è. Almeno ci affacciamo in due stanze. Mappa della vecchia casa, perfetto. Questa ci serviva proprio. Ok, qua c'è la galleria. Dentro l'armadio non c'è nulla. E qui c'è l'enigma che dobbiamo risolvere, come abbiamo fatto poi con la videocassetta di Mia. Usciamo. E qua cartucce per il fucile, fluido chimico. E basta? Nella videocassetta di Mia, qua per terra c'era un coso. Un pezzo del lanciafiamme. Eccolo. Impugnatura bruciatore. Perfetto. Così ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo già. Ok. Ste candele messe intorno, ragazzi. Veramente assurdo. Entriamo. Qui c'è uno zaino che ci dà la possibilità di portare più oggetti. Una... nastro. Ah, un'altra statuetta. E voilà, ci abbiamo l'impugnatura del bruciatore, che va benissimo. Le munizioni della pistola le lasciamo, queste 5 almeno, così come questo. Ci portiamo dietro solo questa roba qua e risalviamo velocemente. Ciao Dark Shadow, buonasera, benvenuto, benvenutissimo. Stiamo ripassando Resident Evil 7 in attesa di Resident Evil Village, ovviamente, perché la storia del set e di Village sono collegate. I protagonisti sono sempre Ethan, che è questo, il personaggio che sto controllando, e Mia, sua moglie, che lui sta cercando, e quindi sarà, insomma, il proseguio della storia di loro due. Fantastica. Dai, un altro. Eccolo, l'ho chiamato ed è arrivato.
Ah, ma pizzicato sto stronzo. Oh! Oh, l'ho preso. Madonna, ragazzi, che schifo. Fanno veramente schifo. È mia, ma è sua moglie. È sua, diciamo. Qui non c'è nulla. Qua. Combustibile solido. Ci piace. Questa è chiusa, quindi ci servirà un grimaldello per aprirla. Eccoci, altre bestie schifose. Che schifo. Ok, là c'è un nido che dovremo... ok. Psicostimolanti e... che altro? Il grimaldello. Abbiamo appena trovato in realtà un posto chiuso e quindi possiamo aprirlo direttamente qua, direttamente adesso. Ciao Marco, benvenuto. Tutto bene, grazie. Soluzione medica ottenuta, bene. Adesso andiamo di là a destra, sperando che quelle bestie non ci seguano. Oh, ce n'è una qui. Ok, fatta fuori. Entriamo e recuperiamo l'erbetta, il beccuccio del bruciatore, il che significa che combinando, combinando il bruciatore con il beccuccio abbiamo il bruciatore, che è praticamente una specie di lanciafiamme che ci verrà molto molto utile per far fuori quelle bestie volanti. Ok, qui non c'è nient'altro. Quindi adesso possiamo subito far fuori quel nido. Ah! Dovrebbe essere bruciato. No, non è ancora bruciato. Ok, mo' è bruciato. Qui ci serve una cosa per andare dall'altra parte. Va bene, però adesso abbiamo il bruciatore, che è veramente ottimo. Ciao Causi, alla prossima. Grazie per essere passato. Allora, qua abbiamo delle bestie che vengono da... da dove? Non c'è un altro nido? Qui intanto dobbiamo squagliare questi ragni. Ok, lì ci sono quelle... quella specie di cose che non so come... vabbè, io le supero così. E vaffa. Non voglio sprecare altri... altre munizioni di questo. Combustibile solido. Oppure... cartucce incendiali. No, per adesso ci serve il combustibile solido. Per il nostro bruciatore. E c'era un'altra, un altro punto che dovevo... esplorare, ovvero passando di qua. Eccoci. Allora, ci sono due cose qua. Facciamo così. Uno e due. Almeno non dobbiamo preoccuparci di loro. Mentre diamo fuoco al nido. Di queste bestie. Ok, perfetto. Oh, ci abbiamo anche un'erbetta in mezzo ai vermi che recupereremo. Ah, 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 c'erano i ragni, non mi ero accorto, scusate, scusate. Facciamo fuori anche i ragni. Come vedete in questa casa c'è del marcio. È pieno di insetti e di schifi vari. Oh, combustibile, perfetto. Allora, vediamo, vediamo. Io vado qua a sinistra. Perfetto, qui, qui che dovevo andare. Che volevo andare, anzi. Aspetta però, eh.
No, mi è rimasta. Ecco, soggiorno di qua. Questo devo far fuori di nido. Facciamo fuori questo nido così accediamo anche all'altra area che ci mancava di esplorare. Oh, ok. Qui intanto c'è anche. Ci sono ancora delle mosche che girano? Sì, di là. Ok, quindi useremo questo. Perché c'è un altro nido, forse? Sì, c'è un altro nido. Però non ho abbastanza combustibile, o forse non ho abbastanza combustibile. Lo devo. E quello lo devo. Ah no, fluido chimico, perfetto, perfetto. Aia, aia, aia. Andatevene. Posso creare altro combustibile? E quindi far fuori questo. Ok, perfetto. Il fluido chimico è stato fondamentale. E adesso possiamo esplorare anche questa zona. Allora, moneta antica, intanto. E porta. Che ci porta? Ethan. Ok, questa è mia, ragazzi. Eccola. Ehi, dacci un taglio, Mia. Voglio delle risposte. Lo so, è vero. Vorrei dirti tutto quanto, ma io ricordo solo qualche frammento, il resto è sparito. Non si ricorda nulla quindi di Papà, cosa Justin, sia mi successo. spiace se prendo la mamma in prestito per un po'. E questo è Lucas. Su, fa qualcosa. Non stare lì impalato. Ethan, aiuto! E si è preso Mia. Merda. Però abbiamo la statuetta di pietra, perfetto, per poter andare avanti. Quindi ragazzi, Mia non ricorda, nonostante Ethan sia incazzato dicendo: "Ma ti chiedo di dirmi cosa è successo", e tu non mi rispondi, e lei in realtà non ricorda. Evidentemente, essendo anche lei infetta, non ricorda esattamente tutto ciò che sia successo. E infatti, ad un certo punto poi nella trama, riusciremo a capire cosa le è successo. Diciamo che si ricorderà in una maniera o nell'altra. Resta fuori di qui! Ciao. E questa ragazza è Marguerite. Va, va, via, 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 via. Bene, questo significa che ma si sono ricreati, che cazzo è successo? Dov'è? C'è ancora un vago rumore di vespe. Eccola, eccola. Attento, 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 attento. Non mi devo far beccare. Lì dentro c'era qualcosa che non ho recuperato, tra parentesi. Eccola. Ma quindi io di qua ci posso passare oppure no? Proviamo. Vabbè, era ovvio. No, no, no. Ok, ho sbagliato, scusate. Ho sbagliato. Via. Dobbiamo aspettare che se ne vada. Perché adesso non abbiamo abbastanza. Non abbiamo abbastanza carburante. Vediamo se riusciamo a superarla. Ciao. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ah, però io devo andare in galleria. Mannaggia. Perché? Sì, io devo andare in galleria assolutamente.
E da qua ovviamente non posso passare, perché lei ha chiuso la porta in qualche modo. Quindi devo cercare di ingannarla. Oh cazzo, non me l'aspettavo, ragazzi. Adesso posso andarci però in galleria almeno. Figliacco mangia merda. Io vado in stanza di salvataggio e salvo, così non sbagliamo sicuramente. Eccomi. Oh. Possiamo lasciare qualcuna delle cose che abbiamo trovato, tipo queste, la moneta e la statuetta di pietra, però dobbiamo portarla assolutamente dietro, quindi adesso salviamo. Perfetto. Bene, e io direi che con Resident Evil, ragazzi, ci possiamo fermare qua per adesso. Poi la prossima volta utilizzeremo la statuetta e andremo avanti e vedremo cosa fare, insomma. Allora, quindi, grazie a tutti per aver guardato il video, ragazzi, e ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di attivare la campanella delle notifiche. Ci vediamo al prossimo video gameplay di Resident Evil 7. E poi alla fine di questi gameplay farò anche una specie di recap per farvi capire un po' meglio qual è la mia teoria su Resident Evil 7 e su come si collega a Resident Evil Village. Grazie e alla prossima.